La Cappella dei Principi è l'ultima grande impresa di committenza della dinastia Medicea nella Basilica di San Lorenzo, dopo la sontuosa Sagrestia Nuova di Michelangelo. Concepita già da Cosimo I, fu realizzata grazie al Granduca Ferdinando con una lunghissima gestazione che si è conclusa soltanto negli anni 60 del secolo scorso con il completamento del pavimento da parte dell'opificio delle Pietre Dure. Racconta la magnificenza e l'eccellenza della manifattura fiorentina nel taglio delle pietre preziose, dei marmi, di materiali rarissimi da reperire e anche il dominio dei Medici sul Mediterraneo e su tutte le terre che producevano questi materiali così rari. Al termine di un lungo restauro con l'architetto Valenti, grazie alla ERCO, è stato realizzato un progetto di illuminazione che evoca la magnificenza di questo ambiente durante le solenni cerimonie religiose. Ci auguriamo che oggi i visitatori possano nuovamente apprezzare questo ambiente e comprendere quanto quest'ultima incompiuta impresa segni davvero il culmine di una dinastia che ha dominato l'Europa e di conseguenza il mondo per oltre 4 secoli. Con ERCO abbiamo messo a punto dei corpi illuminanti che servivano per questo progetto. Ne abbiamo ben 90 messi in cima alla balaustra, una parte che illumina la parte della cupola in alto e una parte che illumina la parte in basso, tutti studiati ed agganciati con staffe fatte per loro. Io tutte le volte che entro qui dentro sorrido, mi si allarga il cuore perché per me è stata una grande soddisfazione pensare che questo posto non aveva luce, non l'ha mai avuta, e essere riuscita a illuminarlo con una luce equa e quindi poter rendere questo spazio a tutti nei suoi colori reali.